Amici della Pallanuoto, a tutti la buona serata. Dopo un po' di tempo in cui la Serie 1 ha riposato, una settimana intensissima con campionato, coppe, ci sono stati appuntamenti importanti anche in Liguria a livello di raduni e cercheremo di parlare di tutto questo. Con chi? Andrea Beggiato, attaccante del Camogli, da anni, molti anni, ai vertici sempre della classifica cannonieri di A2, 20 gol quest'anno per ora. Buonasera a tutti. Grazie, ciao. Luca Baldini, direttore delle piscine di Albaro. In settimana c'è stata la presentazione ufficiale della Coppa dei Campioni, da Albaro alla Sciorba c'è stato questo cambiamento che ha fatto discutere molto, ne parleremo. Ciao Luca, grazie. Buonasera. Ricordo, 4 volte campione mondiale di nuoto di fondo, intanto per non farci mancare nulla. Così come Elisa Casanova, quantomeno un oro europeo, ma insomma, grandissima atleta delle piscine, conosciutissima, e attualmente presidente della Nuotatori Genovesi, che sta qua ad Albaro. Ciao Elisa. Ciao, grazie. Guido, buonasera a tutti. Parliamo subito di campionato, vediamo che cosa è successo brevemente in 2 minuti fra A1 e A2 nell'ultimo fine settimana. È certamente Lazio-Savona la gara più combattuta. La squadra di Angelini, straordinariamente logica, riprende la serie di vittorie: Trieste, Bogliasco, Florenzia, Torino 81, interrotta solo dalla resa con le prime 3 in classifica. Vincendo al Foro Italico grazie a uno straordinario quarto tempo 3-0 dopo che era in duplice svantaggio. 3 gol di Damonte, ancora in ispirazione da nazionale, e sorpasso in classifica sull'Ortigia. Nel derby delle gerarchie rovesciate, la Canottieri supera un orgogliosissimo Posillipo, che però perde per espulsione da nervosismo Marziali, Saccoglie e Mattiello, decretate dalla coppia Paoletti-Petronilli. 3 gol di Giorgetti. Sempre a Napoli, il Bogliasco vince anche al ritorno sull'Acqua Chiara. La squadra di Iacovelli parte bene, 3-0, ma non fa il conto con la reazione dei Liguri e con la vena di Lanzoni, 4 gol contro il suo passato e 5° posto nella Cannonieri. Senza storia, Recco Torino 81, 16-2, 15° risultato utile consecutivo dei biancocelesti. Gioca e segna il resumato spezzino Pelliccia del 2003, con Eceniche squalificato e Di Fulvio a riposo assenti. E BPM Sport Florenzia 12-7 con 4 gol di Cristiano Mirarchi. Capocannoniere Rai Petronio della Pallanuoto Trieste con 35 reti. In A2 Girone Nord il 5° procede a punteggio pieno, 12-2, alla Vela Ancona con 4 gol di Mugnaini. Seguono Crociera, vittoria Chiavari per 11-6 con 3 gol di Giordano, e President Bologna 11-1 a Quartu con 5 gol di Marciano. Perde 2 lunghezze Lavagna, fermato sul 12 pari dal plebiscito Padova. Brutta sconfitta interna della Renzano dal Como per 6-7. Cocchi, capocannoniere con 27 reti, Matteo Gitto diventa secondo con 23. Nel girone sud, il Civitavecchia, vittoria 12-10 sul Muri Antichi, stacca il Latina di Maurizio Mirarchi, che perde lo scontro al vertice con la capolista Campolongo Salerno, 9-7. Continua la corsa al quarto posto fra Roma Nuoto e Pescara, entrambe vittoriose, rispettivamente su Roma Arvalia 10-7 e Waterpolo Bari 9-8. Andrea, vorrei cominciare proprio con te in generale, parlando della squadra. Noto che, tranne un pareggio la terza di campionato con la Vela Ancona, per 5-5 mi pare, vincete tutte quelle in casa. Non avete incontrato delle ire di Dio, però insomma Lavagna sì, l'avete battuto bene. Fuori casa no, da cosa dipende? Allora, sicuramente abbiamo avuto partite più facili in casa nel girone d'andata. Però giocare alla piscina di Camogli, alla Giuva Baldini, è sempre un qualche cosa in più, sia per il pubblico che ci sostiene, sia secondo me anche per l'approccio che abbiamo a quella vasca, noi giocatori, proprio, che non vogliamo fare assolutamente male. Stiamo cercando di trasferire questo concetto di voler far bene anche in trasferta, però a volte risulta più complicato con il fatto del viaggio, piuttosto che una piscina che non si conosce. Maturando si acquisirà anche, diciamo, certo, quindi dici non è una questione tattica, proprio una questione quasi quasi psicologica, no? Sì. Allora, noi andiamo a sentire subito a bordo vasca, passiamo dalla piscina di Roma, dal Foro Italico, a quella di Busto Arsizio. Sentiamo Sebastiano Utti, tecnico della Lazio che ha perso col Savona, e dà spiegazioni. Savona che sta disputando secondo me un campionato eccezionale, perché è logico, riesce a battere tutte le squadre a pari dignità e poi si arrende senza troppo faticare con le grandi. E poi andiamo a sentire Cristiano Mirarchi a Busto Arsizio, che è stato autore di una grande prestazione.
Mi dispiace, sì. La prima volta che qui esco dispiaciuto, perché ho visto dei ragazzi che hanno dato tutto, proprio dall'inizio hanno fatto bene qualsiasi cosa, impostavamo la difesa bene, ripartivano ogni azione, davanti erano molto attenti, sapevamo dei grandi campioni che c'hanno, specialmente lì tra i pali, insomma, c'è un portiere non indifferente, e comunque li abbiamo messi in difficoltà, fin dall'inizio ci siamo riusciti a metterli in difficoltà. E poi alla fine abbiamo un po' mollato. No, mi dispiace per loro perché facevano tutto bene dietro, rubavamo palla, ripartivamo là davanti e nonostante facessero una fatica infinita per prendere posizione, c'era sempre puntuale il controfallo, c'era sempre puntuale l'espulsione non data. Peccato. Sì, come diceva Gu, siamo venuti fuori alla distanza, erano un paio di settimane che non giocavamo, quindi specie noi che non siamo stati impegnati con le nazionali, abbiamo caricato in queste settimane, quindi eravamo un po' più pesanti, specialmente all'inizio, poi la qualità della squadra è venuta fuori, penso il secondo o il terzo tempo, dove abbiamo preso il distacco dalla Florenzia, che comunque è un'ottima squadra ed è molto preparata. Sì, proprio dopo 3-4 settimane dove abbiamo giocato una partita, adesso in una settimana andiamo a giocare 4 partite importantissime come questa con il Marsiglia e poi il weekend appunto la Coppa Italia con il Brescia, che è, come sappiamo, una formazione di altissimo livello. Luca, parliamo un po' di uno dei gioielli del nuoto e della pallanuoto, che è la piscina di Albaro, no? Di cui sei presidente, sei direttore dei operativo dei lavori. Ecco, intanto il grande merito di averla riportata agli onori della cronaca, e secondariamente ecco, che impegno è il vostro, qual è la vostra filosofia, se più commerciale, più sportiva? Beh, sicuramente la partenza è un'indole, è una volontà sportiva, perché sennò, diciamo, non ci si butta in queste iniziative se non si ha una spinta di questo tipo, quindi l'obiettivo di far crescere degli atleti e di costruire qualcosa che chiaramente ha a che fare con lo sport. Per quanto riguarda l'impianto, siamo orgogliosi di comunicare che quest'anno andremo a festeggiare il decennale, quindi 10 anni di gestione, e quindi insomma non possiamo dire che siamo più che soddisfatti di come sta andando. Inoltre vorrei anche sottolineare l'arrivo di Arena da 2 anni a questa parte, che ha contribuito più che altro a rinnovare l'aspetto, come dire, estetico, sì, e anche a far rilanciare un po' la parte più ludica, commerciale, quindi è un buon momento e sicuramente vogliamo continuare così. Bene, noi, Elisa, ti chiedo solo un attimo di attesa perché saltiamo da una battuta in studio al Bordo Vasca, andiamo invece adesso in A2, andiamo a conoscere questa crociera che sta andando abbastanza forte, sentiamo Serinelli, che era tecnico a Bordo Vasca perché l'allenatore Campanini era squalificato, e poi sentiamo Giordano anche. Sì, siamo partiti forte, sapevamo che dovevamo partire forte perché sennò queste partite sono sempre un po' difficili e l'avversario rimane attaccato, noi dovevamo andarcene e farli inseguire, sapevamo di essere un pochino più lunghi come panchina e di poter avere un ritmo maggiore. Sono contento perché abbiamo fatto una bella prestazione. Ma il nostro obiettivo è continuare su questa strada qua, siamo una squadra tutto sommato, a parte qualche elemento giovane, con ampia possibilità di miglioramento, e quindi io mi aspetto un girone di ritorno ancora migliore di quello d'andata. Poi i nostri obiettivi essenziali, a parte la salvezza, non ne abbiamo, quello che viene in più ce lo prendiamo tranquillamente. Elisa, come mai voi con la Nuotatori Genovesi, che è una società abbastanza recente, no? Ce ne parlerai tu, avete scelto Albaro, una di quelle vasche come il Foro Italico, piena di mosaici, tipica del ventennio, ma eccezionalmente moderna? Sì, in realtà il Nuotatori Genovesi è una società che esiste da parecchi anni, è stata rimessa in attività quando è stata presa la gestione di Piscine di Albaro, quindi sono nate insieme. E Nuotatori Genovesi, io sono presidente, neopresidente da poco, però sono 2 anni da quando sono tornata a Genova che lavoro alle piscine e come Nuotatori Genovesi.
svolgiamo le nostre attività lì nelle vasche, abbiamo i tuffi, siamo una delle poche società fortunate ad avere una vasca che ci permette di fare l'attività dei tuffi. Oltretutto abbiamo vinto 2 medaglie ai campionati italiani recenti con le 2 ragazze, la Ghio e la Gonini. E insomma svolgiamo tutte le nostre attività, chiaro, le piscine di Albaro, io e Luca ci siamo cresciuti perché abbiamo sempre nuotato lì, nuotavamo con la Sportiva Sturla, però ci allenavamo spesso e volentieri alle piscine di Albaro, hanno un fascino strepitoso, sì. Lo confermo. Bene, allora noi chiudiamo questa prima parte, ritornando a Bordovasca, sentiamo sempre per la crociera e li andiamo a conoscere Luca Fulcheris, che tra l'altro è un oro a Stoccarda, campionati mondiali juniores nel 93, e poi i 2 mancini della società che sono Ferrari e Figini. Ma, abbiamo provato a giocare con calma, ma alla fine la fretta comunque ci ha giocato da padrone e abbiamo fatto dei brutti tiri che non hanno mostrato la nostra vera forza a uomo in più. E il vostro obiettivo adesso? Il nostro obiettivo adesso sicuramente è fare un girone di ritorno eccellente come quello d'andata, siamo rimasti sorpresi. Non per tanto più che per il risultato, ma per come l'abbiamo affrontato, cioè con calma, intelligenza, e alla fine abbiamo avuto risultato. Siamo stati attenti in difesa, abbiamo forse sbagliato qualcosina di troppo a uomo in più, però bene, abbiamo chiuso bene il girone di andata, adesso cerchiamo di fare altrettanto bene il girone di ritorno. Sì, è stata una partita per noi che abbiamo preparato molto bene, l'abbiamo studiata durante la settimana e siamo riusciti subito a partire forti e archiviarla nei primi minuti. Sono felice della prestazione della squadra, perché comunque abbiamo dimostrato che il cammino fatto fino a questo momento è un cammino buono e il posto che abbiamo in classifica è più che meritato, e speriamo di mantenerlo per il fine anno, perché il nostro obiettivo è andare ai playoff. Bene, riprendiamo parlando di Camogli, dove in settimana si è svolto un raduno collegiale nazionale per tutti dal 99 al 2003 della Liguria. E parlando però di te personalmente, quest'anno 20 gol, ti ha superato Parisi della Lavagna di 2 gol momentaneamente, avete una partita da recuperare, però sempre al vertice della Canonieri, sei sempre rimasta a Camogli. Non dirmi che non ci sono state sirene nel frattempo nei tuoi confronti. No, qualche sirena c'è stata, qualche opportunità l'ho avuta sia in A2 che in A1, però per mio volere personale ho preferito, punto primo, rimanere in un campionato di A2, perché implica uno sforzo a livello tempistico minore, e poi sinceramente andare via da Camogli mi lascerebbe quell'amaro in bocca che non penso nessun altro colore mi possa dare. Bello, questo è molto bello. Allora, in settimana c'è stata, fra le altre cose, la presentazione in regione della finale d'Euroleague portata da Prorecco a Genova, che si è candidata. Inizialmente doveva essere ad Albaro, ecco il motivo della presenza degli albarini qua, poi si è passato alla Sciorba con quella che genericamente è stata presentata come una figura non bella per la città, non per un paragone fra le 2 piscine, ma per il fatto che si sono cambiate le cose in corsa. Abbiamo chiesto a Maurizio Felugo, il presidente, che cosa è successo, esattamente qual è il punto attuale di Prorecco e di Euroleague. No, il problema è, diciamo, che noi abbiamo fatto un percorso a Genova ormai di 2 anni fa, in cui siamo tornati a giocare in una piscina storica come quella di Albaro, in un quartiere straordinario come quello di Albaro, ed è stato un successo tale che ci ha consentito poi di poter presentare una candidatura così importante. Il progetto nostro era pronto. Il progetto nostro era pronto, ci fermiamo qua con Felugo, quindi vuol dire Prorecco aveva un progetto. Che cosa è successo, Baldini, nel frattempo? Ma sì, in effetti così è andata, il progetto c'era e purtroppo questo progetto non era integrabile alla nostra organizzazione. Il nostro è un impianto che vive grazie ai propri utenti, quindi che dobbiamo ringraziare quotidianamente. E quindi purtroppo, rispettando quelle che giustamente erano le indicazioni della Prorecco e quindi a livello cantieristico per realizzare l'opera che sarebbe stata da realizzare,
diventava un po' troppo pesante da sostenere da parte nostro, diciamo come piscina, ma anche degli esercenti, degli esercenti, tutti gli operatori. Quindi purtroppo, io dico purtroppo perché insomma io e Elisa ci tenevamo ad avere la Proreco ed è stato un bel percorso fatto assieme. Purtroppo non siamo riusciti a trovare la quadra, ecco, per dare modo a loro di organizzare secondo gli standard comunque che richiede la LEN e noi diciamo non subire troppo questo blocco, ecco. Quindi la realtà è questa, purtroppo ci dispiace perché sicuramente sarebbe stato un evento eccezionale, ma non siamo in grado di sostenerlo. La Sciorba è un impianto che parte diciamo già con circa 1.000-1.500 posti in più, noi da zero, sicuramente mi viene da dire ha un sostegno da parte del comune che noi non abbiamo, quindi forse diciamo è il naturale sbocco di questa vicenda. Ecco, sentiamo poi Elisa, magari sentirò anche te, sentiamo invece Maurizio Felubo in conferenza stampa che ha definito questo passaggio logico, non traumatico, insomma con toni molto morbidi. Però rimane ancora oggi una grandissima vasca per giocare, perché è una gabbia, perché è veramente una bella emozione per chi gioca e per chi viene. Quindi lì nasce, il sogno era quello di poter portare l'evento nella vasca esterna del bar, quindi penso uno dei posti più belli della nostra città, un quartiere fantastico. Avevamo un progetto bellissimo con le tribune che rendeva l'arena un parco per i ragazzi, per gli atleti, per i fan, eccetera, eccetera. Purtroppo ad oggi l'Arena del Varo è diventato un centro commerciale veramente importante per Genova, anche un punto di riferimento di tante attività, di tante persone. Non siamo riusciti a trovare un equilibrio tra la parte sportiva e la parte commerciale che a un certo punto ci ha dovuto far cambiare marcia, cambiare idea soprattutto. Elisa, quindi dice Maurizio non c'è stato l'accordo, il giusto equilibrio fra la parte commerciale e quella agonistica. Ecco, quanto pensi che avrebbero dovuto durare in termini di tempo questi lavori per l'allestimento delle tribune, per gli adeguamenti che vuole la LEN, che è molto severa, lo ricordiamo? Sì, guarda, io tecnicamente ora di preciso non so i giorni. Da atleta e da ex pallanuotista soprattutto è una cosa, per carità, che mi dispiace tanto, ma sono anche un ex commerciante perché ho avuto due attività commerciali, una lavanderia e una tabaccheria, e quindi so cosa vuol dire per un commerciante dover star chiuso tanti giorni. Chi ha un negozio sa di cosa stiamo parlando. E quindi purtroppo, come diceva Luca, non si è riusciti a fare una quadra, perché tutte le attività che sono l'intorno, chiudere oltretutto i ristoranti proprio nel periodo di cambiamento del clima, no? Sono le prime serate che si può uscire, insomma sarebbe stato un grave danno per loro, e quindi purtroppo non si è riusciti a trovare la quadra. Sentite, fra tutti, Andrea, lo chiedo anche a te come esterno, come spettatore neutrale, siccome tutto sommato alla fine penso che sia una questione di denaro, ecco, tutto sommato, perché i commercianti non raccolgono denaro se devono tenere chiuso una settimana, loro non hanno utenti, eccetera, non ci sarebbe potuta essere un'entità che pubblica, direi, che in tante circostanze aiuta queste manifestazioni, che avrebbe potuto farlo? Beh, come in tutte le cose si spera sempre che un'istituzione dia una mano. Sono ragazzi giovani che stanno cercando comunque di portare avanti un qualche cosa che prima era andato in decadenza, sì. È giusto anche incentivarli, però questo purtroppo si scontra un pochettino con il momento economico che perversa in Italia, e le capacità economiche non ci sono. Indubbiamente sarebbe stato un bello spot, come potrebbe esserlo per Napoli la mostra d'Oltemare, che è situata in un posto bellissimo, quindi sarebbe stato veramente un bello spot, un'occasione persa sotto l'aspetto ovviamente mediatico. Allora, noi siamo andati adesso dal presidente di MySport, quindi dove la Coppa dei Campioni in questo momento transiterà, che è Enzo Barlocco, indimenticato campione di nuoto e pallanuoto, e sentiamo da lui direttamente com'è la situazione nella nuova piscina. Beh, devo dire che in collaborazione con la Proreco da
diciamo un paio di mesi stiamo preparando l'evento, perché naturalmente dobbiamo modificare la capienza di Sciorba, tutto questo comporta problemi di sicurezza che comunque abbiamo risolto, e a questo punto dovremo essere d'accordo sia con la LEN, con la Proreco eccetera, per presentare un grande evento. Ecco, senti, in dettaglio, voi avete già ospitato il 2003, da allora è cambiato qualcosa perché adesso è una Final Eight, quindi doppio delle squadre, la LEN non ufficialmente, ma insomma fra le righe è un po' preoccupata per la capienza quantomeno, calcolando che più o meno qualunque squadra si porta dietro 200 spettatori. Io non avrei questa preoccupazione, lo dico molto chiaramente. Secondo me è quella la capienza che noi diamo, che è un po' meno di 3.000 posti, ma sono garantiti con, al massimo della sicurezza, è più che sufficiente, perché non credo che quando si incontrano due squadre straniere ci sia un richiamo di pubblico così pesante. Ci sarà quando giocherà la Proreco, ma su quello noi siamo attrezzati. Ecco, Elisa, tu cosa ne pensi a proposito di spettatori? Tu eri a Budapest l'anno scorso nella nuova piscina, quindi puoi avere un'esperienza diretta, no? Io ero a Budapest l'anno scorso e eravamo in una piscina un po' anomala, perché era una piscina preparata per il nuoto, per i campionati mondiali di nuoto, quindi teneva 16.000 posti. A vedere le partite a noi sembrava poca gente, perché poi sparpagliati in una piscina così vasta era, insomma, non riuscivamo nemmeno a quantificare. Però sono d'accordo con Barlocco che probabilmente ci saranno una o due partite che richiameranno tanti spettatori, ma gli altri non credo che si faranno sempre 3.000 spettatori, sarà difficile. Luca, sei d'accordo? Considerando che bisogna anche vedere chi si qualificherà a questo punto, perché se arrivasse l'Olympiakos almeno ce ne sono 800, questo è sicuro. Ma io auguro a tutti, anche alla Sciorba e via dicendo, che tutti i giorni ci siano il massimo degli spettatori, però ragionevolmente credo che sia come ha detto Elisa e come anticipava. Quindi secondo me la situazione alla Sciorba può essere pronta, ecco, possono essere secondo me in grado di sostenere quello che sarà. Quindi abbiamo, Andrea, ti coinvolgo anche ancora una volta su questo argomento, abbiamo verificato che si tratta di un passaggio abbastanza logico, forse non poteva essere diversamente. Tuttavia l'amaro che rimane un po' in bocca è aver, secondo me, come dire, dato, ufficializzato una situazione che sarebbe stata quella di Albaro in tempi molto pregressi, senza rendersi conto dei problemi che poi sarebbero verificati. Io penso che forse si sarebbe dovuto affrontare il problema vero a monte. Questo sicuramente, come in qualsiasi cosa si fa nella vita, però io, non avendo sentito le dichiarazioni fatte con precisione e non so neanche da chi, non riesco ad azzardare un giudizio. Sicuramente i conti bisogna farli con l'oste, perché sennò non si trova mai una quadra, però se tu mi dici così... Beh, ufficialmente diciamo che è stata la LEN a dare la notizia, quindi insomma possiamo provare a richiedere a loro. Allora, chiudiamo questo argomento con un aspetto romantico e andiamo a sentire uno che ha vinto con la calottina della Proreco in entrambi i casi, sia ad Albaro sia alla Sciorba, che è un grande vecchio della pallanuoto, che è Eraldo Pizzo. Sentiamolo un po' che cosa ci racconta e che cosa si ricorda. Penso che Genova porta bene, prima di tutto, e poi sono state due finali un po' differenti, diciamo, quella dell'83 dell'83 ad Albaro è stata una cosa che ricordano tutti per il motivo della presenza del pubblico. Forse la piscina non era una piscina da 3.000 posti come alcune volte si dice, comunque era strapiena ed è stato veramente un successo incredibile. Alla Sciorba è stato un successo, però un pochino, essendo un po' più prevedibile, non c'erano squadre di altissimo livello. Comunque, quando si vince una Coppa dei Campioni, e speriamo che Genova veramente porti bene, è sempre una cosa. Adesso quest'anno qui avevamo puntato su Albaro e poi siamo stati dirottati sulla Sciorba, ma può anche essere un bene.
Chiudiamo ancora con qualche sfaccettatura questo argomento, ricordando che un altro che ebbe due grandi successi, una volta dal Bari e una volta alla Sciorba, è stato uno, una volta come giocatore e una volta come allenatore, 1983-2003, ed è il grande, grandissimo Baldinetti che abbiamo con noi a telefono, attualmente allenatore della BPM Sport Management. Ciao Gu. Ciao Guido, ciao a tutti. Dunque, ovviamente non ti contattiamo solo per quello, sai qual è il vero motivo, ne parleremo fra poco, però vorrei che ricordassi un pochettino questi due successi e la differenza che c'è, di cui si è parlato molto in chiave nazionale e locale, fra Albaro e Sciorba, non in senso tanto tecnico quanto pittorico, diciamo così. Ma Albaro, io ho avuto la fortuna di vincere da giocatore ad Albaro e da allenatore alla Sciorba. Albaro secondo me è un po', era un po' la casa del Recco a quei tempi, quindi giocavano le partite in casa di campionato lì, quindi era una piscina molto suggestiva, proprio anche per la forma delle gradinate che vanno a cadere picchiata sulla vasca da 30 metri, cioè è una piscina da pallanuoto. Quindi sotto questo punto di vista Albaro è più suggestiva. Devo dire peraltro che poi alla Sciorba invece per poi da allenatore siamo trovati molto bene, un pianto fantastico, tanta gente di più, insomma, quindi ci sono i pro e i contro da una parte e dall'altra, però insomma sono due location comunque molto belle. Bene, allora tutto sommato diciamo che insomma Genova può vantare degli strumenti di primissimo ordine, laddove a Milano, si ricordava in conferenza stampa, con tutto quel chilometratura quadrata che c'è a Milano, insomma ci sono due vasche da 50 e non in perfette condizioni. Qui perlomeno c'è proprio la cultura di questo sport. Gu, voi siete a 32 minuti dalla prima finale storica europea di Eurocup con la BPM Sport, dovete incontrare Marsiglia, ritorno con del tuo amico, no? Malara, del nostro amico, insomma come vedi questo ritorno che avrebbe secondo me potuto affrontare con una differenza reti maggiore se non vi foste un po', come dire, rilassati nella prima parte? Sì, sì, siamo arrivati anche a P5, sì. Marsiglia, poi c'è stato un finale complice sicuramente un po' più rilassamento e anche una loro reazione. Comunque loro sono un'ottima squadra, un bravissimo allenatore che Paolo Malara, e quindi insomma è difficile. Adesso questo risultato rimette secondo me in gioco tutto, certo siamo favoriti, giochiamo in casa, però poi spesso guarda, l'esperienza insegna che c'è tre partite poi che devi vincere per forza, poi magari ci sono alcune cose che non vanno bene, ti prende la tensione, ti prende un po' di paura e poi possono diventare partite disastrose, e quindi dobbiamo assolutamente stare tranquilli, dobbiamo assolutamente non pensare che è la gara d'andata e pensare che è una partita secca che dobbiamo vincere e giocarla anche con un po' di spensieratezza, tra l'altro, senza pesare troppo, anche se poi comunque ho tutti i giocatori comunque esperti, giocatori che hanno già giocato queste partite, e rispetto anche all'anno scorso che abbiamo perso la semifinale ai rigori, siamo andati in finale perdendo ai rigori con l'Oradea, avevamo vinto i due in casa e là siamo riusciti a perdere ai rigori, ma su quella squadra ad esempio l'anno scorso 8 non avevano mai fatto una finale. Quindi insomma c'era una differenza, quest'anno insomma, sono tutti giocatori esperti, bravi, e quindi insomma io penso che la testa sia quella giusta per vincere stasera. Senti, un'ultima battuta velocissima, se vuoi puoi non rispondere, però io ho il dovere di chiedertelo. Tu sei vincente perché l'hai dimostrato da giocatore, da allenatore, dovunque tu vai riesci a creare dei movimenti e dell'entusiasmo. Il tuo futuro rimane lì con Tosi a Busto Arsizio? O ci sono altre possibilità? Scusami, dimmi. Il tuo futuro rimane lì a Busto Arsizio con Tosi oppure hai altre mire? Ma guarda, sicuramente quest'anno certamente. Io poi ho contratto per un altro anno. La mia speranza è quella di continuare, perché io mi trovo bene, ho una squadra forte finalmente, che io posso, la mia piacere, come hai detto tu, mi piace vincere, voglio trovare una squadra forte oppure cambiare radicalmente,
è un'altra cosa che mi è sempre piaciuta e che ho fatto parte a Nervi, a Recco, insomma. Allora anche sarebbe, allora magari anche squadre a parità dei giovani, questo mi piacerebbe, o questo insomma, una delle due, però insomma per ora sto bene qua. Va bene. Speriamo di rimanere, speriamo di vincere qualcosa. Va bene, sulla partita non diciamo alcunché, lasciamo tutto al caso. Ciao Gu, grazie, un grande abbraccio, grazie di essere stato con noi. Un abbraccio a tutti, grazie mille. Ciao, ciao Gu. Allora, Camogli, avete, come dire, impostato da anni una rinascita del Camogli sul vivaio che per tante squadre è un po' una necessità adesso per motivi economici. Ecco, ci state riuscendo? Com'è lo spirito di appartenenza che si respira da voi, a differenza di tante altre squadre? Guarda, il bello di giocare a Camogli, sinceramente, è che ogni anno arriva qualche nostro compagno dalle giovanili, io stesso provengo dalle giovanili del Camogli e si punta proprio a far crescere i piccoli del vivaio. Direi che sta funzionando, perché comunque abbiamo dei giocatori che prima erano delle comparse come Gatti e Solari i primi anni, adesso sono entrati a far parte dell'organico vero e proprio della squadra. E diciamo che questo progetto sta andando avanti e mi sembra bene, perché visto dei risultati anche delle convocazioni in nazionale, mi sembra che qualcuno di questi piccolini sia ben visto, diciamo, dai CT. Hai messo il dito nella piaga, proprio a Camogli ci sono state le convocazioni dei nazionali in settimana, andiamo a vedere che cosa è successo brevemente. Visita nella piscina Giuva Baldini di Camogli dello staff nazionale intero per un raduno regionale dei possibili azzurrini nati 99, 2000, 2001 e 2002. Poi anche un allenamento collettivo per i 2003. Sono scesi Tafuro, che presiede il progetto, Carlo Silipo, Nando Pesci e Sandro Campagna, che ne ha approfittato per convocare tutti gli allenatori. Siamo venuti tutti quanti noi dello staff delle squadre nazionali per parlare sia con i tecnici di questa regione, più vedere se ci sono dei ragazzi che possono fare il caso nostro per come interpretano loro il gioco. E devo dire, il mio momento, l'ho detto anche ai ragazzi a fine allenamento, difficilmente in questi raduni di un'ora e mezza, un'ora e 45 hai questa possibilità di divertirti nel vederli allenare. Io stasera mi sono realmente divertito, perché percepiscono velocemente le indicazioni, le mettono in atto e tutto questo fa dell'allenamento un momento veramente interessante. Ma hai visto qualche cosa che ti interessa o hai individuato qualche società particolarmente attiva in questo senso? Sì, è evidente che poi se vedi alcuni ragazzi che si muovono in determinate situazioni con abilità, con capacità, allora tu individui subito la società, il club in cui hanno sviluppato queste loro potenzialità, e dobbiamo trovare elementi in grado di soddisfare queste nostre richieste. Elisa, parliamo un po' della nuotatori genovesi. Accennavi prima al fatto di potervi, come dire, esibire nei tuffi, cosa che ad esempio succede alle società di Trieste, perché hanno quella bianca bellissima con la piattaforma. Insomma, che cosa intendete però ottenere nel futuro? Sì, no, noi stiamo lavorando a 360 gradi, perché abbiamo i tuffi, abbiamo il nuoto, i ragazzi che non abbiamo ragazzi tanto grandi, ma abbiamo i giovani che stanno crescendo e stanno soprattutto migliorando. E quindi questo già è un qualcosa che insomma ci fa sperare nel futuro. Abbiamo il fondo, abbiamo Edoardo Stocchino, abbiamo i ragazzi i paralimpici della FIMP. Sì. Un Bocciardo, e abbiamo anche la pallanuoto, abbiamo il sincro propaganda, abbiamo anche la pallanuoto, facciamo parte della ProRecco Academy. Cerco in tutti i modi di far capire ai genitori che arrivano a settembre: mio figlio vuole fare pallanuoto, ma stanno a galla. Noi abbiamo fino agli under 11. L'obiettivo nostro è di insegnare a tutti a nuotare.
perché spesso non capiscono che per far pallanuoto bisogna saper nuotare bene, ma non per il momento. Certo. Soprattutto io, cioè, ragiono in termini futuri, perché se facciamo iniziare pallanuoto a un bambino che non sa nuotare bene, arriverà a 15-16 anni che sarà un fattore troppo limitante, perché bisogna saper nuotare bene. Ma e tu, quindi, scusa. Dimmi. Ma tu in questa veste di educatrice come ti trovi? Perché in acqua eri un po' una testa calda. No, no, invece fuori, guarda, no, no, invece fuori, guarda, tutta un'altra, no, no, io cioè, cerco di far capire, è dura, cerco di farlo capire soprattutto ai genitori, no, perché lui vuol fare pallanuoto, certo, a 7 anni lui bisogna fargli capire che prima deve imparare a nuotare, certo, poi no, lui vuole fare. No, non è così. Insomma, è dura, ma io lo sai che sono... I genitori sono i più difficili. Io non mollo, tengo duro. Va bene. Allora, vediamo ancora un'ultima occasione che c'è stata di pallanuoto, un connubio fra pallanuoto e calcio, non vi dico di più, vi dirà tutto il servizio, ma un'iniziativa benefica, la pallanuoto al servizio del sociale, è la pallanuoto che ci piace di più. Un esperimento riuscito fra calcio e pallanuoto, a scopo benefico. Si chiama una calottina per Begato. È il tentativo di raccogliere fondi per donare un campo di calcio al quartiere popolare genovese. Vi hanno partecipato società come Bogliasco, Rapallo, Prorecco, Genoa, Sampdoria, Entella. Serata alla Vassallo di Bogliasco, stracolma di tifosi, con due gare acquatiche, Rapallo Bogliasco femminile e Bogliasco Prorecco maschile a formazioni miste. Presenti Viviano, Perin, Biraschi, Quagliarella, Catellani. Il clou è la lotteria sotto la regia dei soggetti smarriti, in cui si assegnano cimeli sportivi messi in palio dalle società. Biglietti tutti venduti, risultato ottenuto. Beh, sicuramente è un qualcosa per beneficenza, l'abbiamo fatto per, è stato intitolato Calottina per Begato, ma soprattutto per avvicinare il mondo dello sport, sia il calcio, che è sicuramente la cosa più importante per la nostra nazionale, e invece per quanto riguarda la pallanuoto è far conoscere un po' di più le nostre piscine dove tutti possono affacciarsi, eccetera eccetera. Tu anche. Bene, Elisa, siamo in chiusura, io vorrei ancora una battuta dal Camogli, cosa intendete fare? Laggiù c'è il vertice, ci sono i play-off, preferite quello oppure laurea mediocritas a 16 punti insomma, di Orazio, cosa preferite fare? Beh, ce la fate? Da sportivo, logico che puntare al vertice è sempre d'obbligo. Speriamo bene, abbiamo le potenzialità per farlo, speriamo di riprenderci perché c'è stato qualche infortunio, ma io confido nella mia squadra e secondo me ci possiamo arrivare tranquillamente. Luca, un'ultima battuta, siamo in ultra chiusura. Come mai Albaro, come il Foro Italico, che sono così datate nel tempo, sono però straordinariamente moderne, recenti, attuali? Ma sicuramente perché sono posizionate in dei punti della città veramente eccezionali, quindi, e conservano quell'aspetto diciamo storico ed emotivo per tutti quanti, quindi sicuramente rimangono, non invecchiano mai, ecco, per noi soprattutto. Voi avete intenzione comunque di svilupparvi anche nello sport, non vi interessa solo la parte, come dire, del quartiere di Albaro, ecco. No, assolutamente, guarda, infatti quando si parlava dei vivai, noi diciamo stiamo cercando, ai nostri tempi era un po' più facile, diciamo, ci buttavamo in uno sport e finché non ci toglievano dall'acqua non ci fermavamo. Adesso bisogna un po' lavorare un po' di più per convincere i ragazzi a stare in acqua e allenarsi. Benissimo, e convinciamoli. Allora, grazie, grazie di cuore ad Andrea Beggiato, grazie ciao a tutti. Luca Baldini, Elisa Casanova, l'appuntamento è in una prossima puntata perché vogliamo ancora. Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo giovedì prossimo.